Sono stati insieme a Piacenza nell'annata 2000-2001, vincendo il campionato, l'uno in campo, l'altro in panchina. Massimo Rastelli e Walter Novellino si ritroveranno contro domenica nella sfida tra Avellino e Juve Stabia, in un incrocio tra presente e passato che sa di Amarcord. Se Rastelli e Capuano erano davvero diametralmente opposti, il tecnico di Pompei e Novellino si somigliano decisamente di più. Più ammiccante il secondo, estremamente concreto il primo, con un legame indissolubile con l'Irpinia. Novellino ha origini montemaranesi, Rastelli ha piantato a solo fra i suoi inizi calcistici. Hanno in comune di aver guidato l'Avellino in panorami ben diversi, in una Serie B che aveva il sapore del successo e di una felicità che nessuno, vivendola, percepiva per davvero. I due hanno certamente in comune la voglia di riscattarsi in piazze importanti che li hanno visti protagonisti. Ambienti pressanti, sfide avvincenti, ma anche ripide discese. Il carattere non manca a nessuno dei due, si stimano, si seguono ed hanno fatto un pezzo di vita insieme. Tanto che Novellino, ai nostri microfoni, ha parlato così del collega. L'Avellino ha dei giocatori che fanno la differenza. E qui sta l'allenatore che ha una grande esperienza e sono convinto che Massimo lo farà. Cioè, ci deve essere un ritorno di un'autostima, c'è qualcosa che l'allenatore deve coinvolgere un attimino tutti in un progetto di grande difficoltà in questo momento, per carità, ma sono convinto che alla fine i bravi giocatori vengono fuori. Ma più che altro entrambi guarderanno al futuro, che molto dipenderà dall'esito di questa sfida.